Senatore Gianni Crosio, ancora altri sbarchi sulle nostre coste, 800 nelle ultime ore. Lei come commenta questa situazione? La situazione è sotto gli occhi di tutti, ormai sta degenerando. Oltre al delirio del numero degli sbarchi che stanno venendo sulle coste del nostro paese, oggi si somma anche la tragedia, perché ancora una volta vittime innocenti stanno morendo nel canale di Sicilia. E qui l'ipocrisia di questo governo e l'incompetenza del ministro Alfano la fanno da padrona. Alfano, invece di fare tante battute fuori luogo, dovrebbe andare con autorevolezza, se ce l'ha lui e questo governo, in Europa e far valere veramente le cose serie che devono contare in questo momento per quanto riguarda il problema degli sbarchi. Andare da questa Europa, alla quale hanno avuto l'ipocrisia di dare addirittura il premio Nobel della pace, come dice Obama, ormai lo diamo a tutti, ma che ha le mani sporche di sangue un'altra volta, perché noi non sappiamo esattamente quante persone vanno a fondo nel canale di Sicilia. Questo è veramente drammatico, no? Donne e bambine che stanno morendo, perché oggi abbiamo saputo di queste persone che sono morte, chissà quante saranno. Per cui, oltre al delirio degli sbarchi, adesso siamo anche alla tragedia. Più volte l'abbiamo detto, il nostro paese non ha autorevolezza in Europa. Perché? Perché un governo non eletto può avere pochissima autorevolezza in campo internazionale, e questo è il fatto grave che la Lega ha sempre denunciato, e purtroppo questi sono i risultati.